Scusa Dado, ma dov'è che trovi tutte ste basi senza batteria che vedo le tue drum cover su YouTube? Non le trovo, le faccio e le puoi fare anche tu molto facilmente e gratuitamente con una app che oggi ti vado a spiegare nel minimo dettaglio. Bambina, bambina, che sogni di cantare. Hola amigo, dopo l'ennesima richiesta ho deciso di creare un tutorial ultra dettagliato di come funziona l'app che utilizzo per creare le mie basi. In realtà più di un anno fa avevo già fatto un video simile dove citavo anche questo servizio, che però ha avuto un'implementazione da parte degli sviluppatori così importante che è diventata effettivamente l'app che preferisco usare in assoluto. Questa app si chiama Moisys. Voglio subito specificare che nessuno mi paga per parlarne, lo dico perché magari l'hai già vista affiliata a certi musicisti o batteristi in giro su YouTube. Io ne parlo perché mi piace e quindi puro spirito di condivisione. Perché Moisys e non altre applicazioni? Io ne ho testate diverse, anche molto costose, devo dire la verità, però devo dire che come qualità prezzo questa secondo me al momento non ha rivali. Prima di tutto è anche gratuita, con delle limitazioni che poi vediamo nel corso del video. Cosa posso fare con questa applicazione? Io posso scegliere un qualsiasi brano, una canzone famosa o anche non famosa, e decidere di eliminare o di nascondere parzialmente gli strumenti che voglio sostituire con il mio, anche la voce. La prima cosa che devo fare è importare una traccia. Per importare una traccia ho alcune opzioni. Io qua ho già le mie che sono state preimportate. Clicco sul tasto blu e posso scegliere tre differenti modi. Il primo, che è selezionare un link esterno. Idealmente un link di YouTube, quindi una cosa veramente comodissima che tutti possiamo fare. Il secondo modo è importare una traccia che abbiamo già nella nostra libreria di iTunes. Il terzo modo invece è importare una traccia che abbiamo salvato già in una memoria, per esempio nella memoria del telefono, oppure su Dropbox o Google Drive. Il consiglio più economico che ti do è quello di usare i link di YouTube, ma verificare che quel video si senta bene. Come sai, su YouTube spesso la qualità della stessa canzone cambia tantissimo, quindi semmai cerca il video ufficiale pubblicato dalla band di turno, così sei sicuro che la qualità è quella migliore possibile. Come campione io userò Learn to Fly dei Foo Fighters. Quindi che cosa faccio? Prendo il video ufficiale, vado su YouTube, condivido il link, lo copio, poi ogni smartphone avrà il proprio modo, e lo vado a aggiungere come URL, ok, dentro il software. A questo punto, quando clicco su Elabora Media, l'intelligenza artificiale mi chiede: come vuoi suddividere il file? Lo vuoi su due tracce, su quattro tracce o su cinque tracce? Quindi mi dà più possibilità. Io di solito seleziono la separazione a cinque tracce e gli chiedo di preservare le frequenze sopra gli 11 kHz, che di solito sono delle frequenze che a noi batteristi non interessano tanto, cioè sono magari i piatti, gli shaker, cose che possibilmente vogliamo eliminare dalla nostra base, però per quello che ho provato mi sembra più preciso in questo modo. E clicco su invia. Chiaramente se sei un cantante e vuoi creare una base karaoke, per così dire, puoi usare tranquillamente la separazione a due tracce. A questo punto devo aspettare che l'intelligenza artificiale analizzi il brano e mi permetta di lavorarlo. In questo caso ho cronometrato, ci sono voluti 2 minuti e 50 prima che il pezzo fosse pronto per essere scaricato. Arriva una notifica che ti dice che il pezzo è pronto e lo puoi scaricare, quindi clicco sul download e in base alla velocità di connessione che hai il pezzo sarà pronto. A questo punto mi compare una sorta di mixer dove ho le varie tracce suddivise in voce, percussioni, basso e altri strumenti, dove posso decidere di eliminare totalmente o parzialmente quello che non voglio sentire. Quindi ammettiamo che io voglio eliminare la batteria, faccio partire il brano e gradualmente e la batteria sparisce. La stessa cosa vale per gli altri strumenti, in particolare devo dire che funziona bene per la voce e per il basso. Per le chitarre e le tastiere a volte è un po' più difficile che l'algoritmo capisca precisamente cosa bisogna togliere, però ti faccio un esempio con la voce.
Ok? Ora il link che ho scelto di questo brano in particolare ha un intro, i classici video che prima di cominciare la canzone hanno qualcosa di recitato. Quindi se io schiaccio play e faccio partire la canzone, c'è tutta una roba prima che io voglio eliminare. Ma lo posso fare questo? Certo, sarebbe più semplice prendere già il link giusto, però lo posso fare con la funzione taglia. Con la funzione taglia io posso decidere di eliminare una sezione iniziale o finale del brano. Quindi io, ascoltando, ho visto che il brano parte circa 30 secondi, quindi vado a prendere, diciamo, 29 secondi. E qua per me comincia la canzone. Quindi vado a eliminare la prima parte e quindi il brano partirà da qui. Ora, se vado a eliminare uno strumento, in particolare la batteria, sarebbe utile avere un metronomo che ci aiuti a stare a tempo. E questa è una funzione che posso abilitare cliccando qui in basso a sinistra. Anche in questo caso, abilitando questa funzione, è possibile che ci voglia qualche secondo prima che la traccia sia pronta per essere ascoltata col metronomo. È sempre l'intelligenza artificiale che deve lavorare per capire dove sono tutti i picchi. La velocità che mi rileva è 134, quindi a questo punto io sentirò il metronomo, che posso anche decidere di alzare o abbassare di volume. Potrai notare che eliminando uno strumento e sentendo da sola la canzone, il suono può perdere delle frequenze, diventa un po' inscatolato, può sembrare a volte anche brutto, ma ti assicuro che poi quando ci suoni sopra col tuo strumento, questa è una cosa che si perde tantissimo. Tornando al metronomo, mi sono fatto questa domanda: ma è preciso nel rilevare la velocità giusta? E cosa succede se ci sono dei cambi di velocità o dei tempi dispari? In questo caso ci sono tre scenari. Nel primo caso il brano è tutto dritto in 4/4 o comunque ha un tempo più o meno costante. Dico più o meno perché il metronomo viene rilevato anche su quelle canzoni che non sono registrate a metronomo, quindi che hanno anche magari un po' del movimento all'interno del brano, cioè non sono rigorose, per così dire. In questo caso il click lo becca assolutamente bene. Può capitare che in alcuni casi rilevi il tempo al doppio della sua velocità, quindi sentiremo il click in ottavi, magari non in tutta la canzone, solo in alcune sezioni. Per esempio, quando ho fatto la cover di Virtual Insanity di Jamiroquai molto recentemente, lui mi ha rilevato come tempo 185, in realtà è alla metà del tempo, però va detto che in alcune sezioni il click è in quarti, giusto? No! In altre sezioni invece al doppio tempo, ok? Però non è una cosa fastidiosa assolutamente. Ma cosa succede se all'interno del brano c'è un cambiamento di tempo evidente? Quindi io ho scelto un brano degli Alice in Chains come test, si chiama Sick Man. Qui si passa dal tempo binario al tempo ternario. Per di più il brano è stato registrato senza metronomo, quindi ci sono veramente le montagne russe. Eppure ti faccio sentire cosa è successo. Questo è il tempo che lui mi ha rilevato, 145. Attenzione qua. Vedi che lo segue? Ma cosa succede se invece ho dei tempi dispari più elaborati? Io ho scelto come campione un brano dei Dream Theater che si chiama Erotomania, che ha vari cambi di tempo. Ecco il risultato. Effetti su dei pezzi un pochino più complessi, la rilevazione del metronomo. Ma andiamo avanti con le funzionalità. Una molto interessante è avere il count prima di iniziare. Cosa significa? Che se io voglio suonare una canzone, adesso sono su un pezzo dei Toto, Stop Loving You, il pezzo comincia subito con la batteria. Quindi se io abilito il click e comincio a suonare, succede questo, che io non so quando devo entrare, d'accordo? Quindi la funzione count mi permette di avere una serie, decido io quanti, di colpi prima di iniziare. Potrebbero essere 4, per esempio come in questo caso. 3, 4. O se voglio allungare il count perché ho la mano sul telefonino, posso metterne anche di più, diciamo 2 battute. 1, 2, 3, 4.
Vado a eliminare la batteria. Questa funzione è estremamente utile, devo dire, però ha una piccola limitazione, almeno per adesso, speriamo che la implementino, e cioè che puoi usare il count solamente se attivi il play dalla app. Cosa significa? Che se decidi di esportare il brano in formato MP3 per usarlo altrove, il count non viene inserito nell'export, quindi l'export del brano comincia sempre tam, pam, subito da dove dovresti cominciare a suonare. Speriamo che aggiornino bene anche questa cosa. Un'altra funzionalità molto molto utile, soprattutto per studiare le canzoni, devo dire, è la possibilità di cambiare la velocità e in particolare di rallentare se ci interessa capire meglio una sezione. Come faccio? Vado a cliccare sul metronomo e vado a semplicemente cliccare sul più e sul meno, quindi vado non solo a rallentare in percentuale, ma so esattamente anche a che BPM sto suonando. Quindi il brano originale, Stop Loving You in questo caso, è a 101 BPM, così lo sto suonando a 90 BPM. Posso anche disabilitare il metronomo, ma continuare a suonare. Questo è molto utile se devo studiare delle sezioni, dei passaggi precisi, come dei fill, ad esempio. Tra l'altro, una cosa che ho notato, solitamente quando velocizzi o rallenti l'audio, perde qualità, si sfilaccia molto. Io qua, se vado anche a rallentare tanto, per esempio vado a mettere il brano a 66 BPM, l'originale era 101, la qualità rimane comunque accettabile. Quindi molto molto utile anche questa feature. Per chi invece non suona la batteria ma magari canta o suona uno strumento, ci sono due cose molto interessanti. La prima è la possibilità di cambiare la tonalità, quindi c'è il pitch, no? Io vado a sentire il pezzo, però in questo caso è cantata troppo alta, allora faccio questo. Anche in questo caso la qualità è discretamente preservata, no? Sai, solitamente quando cambi drasticamente la tonalità di un brano, viene una schifezza. Devo dire che non è niente male. E un'altra cosa molto interessante che ogni tanto ho provato a strimpellarci sopra è la possibilità di avere gli accordi. Quindi quando mando il brano, lui rileva gli accordi che dovresti suonare. Questo secondo me è ancora abbastanza in fase beta, poi dipende anche dalla facilità del brano e dagli accordi che ci sono di passaggio, però è senz'altro interessante. Ho letto che stanno implementando una funzione anche per mettere i testi, quindi per chi canta la bazza totale. C'è un'altra funzione utilissima per chi vuole usare questo sistema per fare delle performance live in real time, ed è quella di pannare gli strumenti a destra o a sinistra per creare delle vere e proprie basi che posso usare per andare a suonare con l'impianto, no? Nelle situazioni live. Ad esempio, io potrei scegliere di pannare tutto a sinistra la musica e di pannare tutto a destra il metronomo. Quindi sentirò il metronomo solo qui e la base qui. Questo perché? Perché se uso un cavettino stereo, esco dal mio telefono, il metronomo lo vado a mettere nel mio ipotetico mixerino e lo sento solo io. La base audio la do al fonico che la mette nell'impianto, quindi mi creo già un mix della traccia comodissimo. Chiaramente in questo caso l'ascolto della base non sarà più stereofonico, sarà mono, però è molto interessante. Quindi questo è l'effetto di Stop Loving You senza batteria. Se invece lavori la tua traccia come faccio io in post-produzione con un software, Logic, Pro Tools, Cubase, quello che vuoi tu, ti consiglierei di tenere la traccia stereo perché hai un ascolto sicuramente migliore. Ma torniamo un attimo alla traccia iniziale da cui siamo partiti, cioè Learn to Fly dei Foo Fighters. Io ho abilitato il metronomo e eliminato la batteria di Taylor Hawkins, quindi l'effetto è questo. Ok, sono pronto a fare la mia drum cover e a metterla online. Cosa faccio? Vado a cliccare sul tasto esporta. L'esportazione la posso fare in vari modi. Io posso scegliere di esportare solo lo strumento che voglio, quindi posso anche separare le varie tracce e esportarmele una a una e montarmela, per esempio, nel mio software per lavorarle come se fossero delle backing tracks, oppure più comodamente scaricare il mix. In questo caso, se ho il metronomo abilitato, mi scaricherà un mix di quello esattamente che sento, metronomo più la musica. Vado a scaricarlo,
ci mette qualche secondo a preparare l'esportazione e mi chiede dove lo vuoi esportare. In questo caso io me lo porto, non lo so, su Google Drive o sul mio telefono e poi lo utilizzo nella maniera in cui voglio. Mi permetto di darti anche un piccolo consiglio sul mix prima dell'esportazione. Perché? Perché ci sono certi brani dove io preferisco non eliminare interamente la batteria. Un esempio te lo faccio con la base che ho creato su Virtual Insanity. Perché? Perché se io ascolto il ritornello della canzone, c'è un tamburello molto importante che è questo. Ora, se io elimino in toto la batteria, succede che il tamburello non lo sento più. Ok, sento vagamente questo che però nel mix, quando ci suonerò sopra, perderò. Allora, invece di eliminare del tutto questa cosa che fa molto groove e mi torna utile, vado semplicemente a abbassare il volume cercando di tenerlo nel mix, di trovare un bilanciamento che non mi faccia sentire troppo la batteria, ma mi faccia sentire il tamburello. Quindi facciamo una prova. Ok, l'ho messo a 8 di volume, 8-9 di volume. In questo caso sento ancora un pochino la batteria in lontananza, ma il tamburello è molto più prevalente. Questo mi aiuterà nel mix ad avere maggiore groove. Chiaramente ogni pezzo è diverso, quindi ti consiglio anche un pochino di sperimentare. Un'altra cosa che io faccio a volte per valorizzare di più il suono della batteria, soprattutto quando faccio quelle cover magari che hanno la voce altissima, in particolare i pezzi italiani, tendo un pochino anche ad abbassare il canto in modo da dare più spazio alla batteria. Poi insomma, quello lo regoli a piacere. Dado che figata questa app, ma hai detto che è gratis? Ci sono due versioni, la versione gratuita e la versione premium. Ti spiego quali sono le differenze. Nella versione gratuita tu hai la possibilità di fare 5 upload al mese, quindi lavorare al massimo 5 canzoni al mese, che devono essere al massimo di 5 minuti di durata. Quindi se metti una canzone che dura 5 minuti e 10 secondi, non te la carica. Nella versione free, inoltre, il file che hai lavorato rimane disponibile per il download solo 3 giorni, quindi dopo il terzo giorno devi rifare tutto da capo. Hai anche una limitazione sul numero di tracce che ti vengono offerte per la separazione e hai dei tempi di attesa più lunghi per l'elaborazione proprio della canzone. Ma secondo me, soprattutto per noi batteristi, il limite maggiore è che il metronomo è disponibile solo per il primo minuto di canzone e la funzione di rallentare e velocizzare il brano è limitata in un range abbastanza ristretto. La versione premium invece ti propone due possibilità: o l'abbonamento mensile a $3,99, quindi stiamo parlando di 3 euro o poco più, oppure se paghi l'anno intero viene distribuito su una mensilità di $3,33, quindi stiamo parlando di circa 30 euro per un anno intero. Ora però, siccome questa app non ti chiede, come fanno altre, di pagarti per forza l'annualità, tu potresti anche semplicemente abbonarti un mese e con 3 euro lavorare tutte le tracce che ti servono, scaricartele, crearti il tuo archivio, oppure ogni tanto quando ti serve ti abboni quel mese lì e ti fai tutti i lavori che... Però ragazzi, parliamo di 3 caffè al mese, no? Quindi non mi sembra una spesa incredibile. Con questo tipo di account non hai alcun tipo di limitazione, se non che il brano non può essere più lungo di 20 minuti. Una cosa ho dimenticato di dire: questa app gira sia su sistemi iOS che su Android, quindi chiunque la può utilizzare. Quindi se dovessi cercare dei lati negativi, a parte il prezzo che abbiamo detto è veramente irrisorio, potrei dire, rispetto ad altri servizi che ho usato, la qualità complessiva sia della rilevazione del metronomo, che va detto che alcune app però non lo fanno neanche, sia della qualità della separazione delle tracce, perché a volte quando vado a eliminare il mio strumento, per esempio la batteria, che però è molto complesso perché copre un range di frequenze molto ampio, a volte togliendo la batteria tolgo anche qualcos'altro, magari sparisce un pochino la chitarra oppure spariscono delle frequenze che magari imbruttiscono un po' la canzone, ma questo dipende veramente da caso a caso. Ci sono stati dei pezzi dove la separazione delle tracce era favolosa, altri in cui un pochino meno convincente. Spero davvero che questo tutorial ti sia stato utile. Se è così, lasciami un like, lasciami un commento e soprattutto iscriviti al canale, dove trovi tantissimi altri video dove parlo di applicazioni, tools e strumenti
strumenti utili per suonare la batteria e non solo, perché questa è un'app che possono usare veramente tutti i musicisti, quindi parlane anche con i tuoi amici. Per finire ti ricordo, se sei un batterista, di venire a dare un'occhiata alla mia scuola online. Trovi tutti i miei corsi su corsi.suonarelabatteria.it. Se non sei un batterista, cosa aspetti a cominciare? Ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao!